Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi il mio ultimo kit di carte digitali Soffio di autunno che trovate nel mio negozio online e voglio farvi vedere alcuni lavoretti, alcuni progettini che ho realizzato con questo kit per darvi un'idea di come io ho utilizzato le mie carte. Allora, prima di parlare dei progetti che sono stati fatti con questo kit, vi faccio vedere nello specifico le carte, perché dalle foto si vedono, ma preferisco farvele vedere con un video perché così rimangono più chiare. I colori sono decisamente i colori dell'autunno, quindi sono dei colori molto caldi, sono sempre così, un po' nel mio stile, quindi sono sempre carte un po' romantiche, un po' vintage, che sono quelle che io preferisco. Quindi queste sono le carte nella versione orizzontale. Qui ci sono appunto degli uccellini con dei fiori un po' particolari autunnali con questi colori molto caldi. Poi abbiamo una carta con i classici girasoli che a mio avviso sono sempre bellissimi e si possono veramente adattare a tantissimi lavori. Qui abbiamo una carta dove ho messo questa cornice con questa scritta. Questa è una carta di sfondo dove vedete ci sono le foglie autunnali, quindi in tutti i colori che vanno dalla sfumatura del giallo, del verde al rosso, che quindi è una carta che poi come base si presta ad essere abbinata con le carte decorate, perché io le metto sempre nei miei kit. Anche questa è una carta di sfondo, vedete, fatta con tutte le zucche, con questa tonalità di verde chiaro. E poi, per quanto riguarda invece le carte decorate, che necessitano anche di una eventuale versione verticale, che può essere utile quando si fa un album con magari delle dimensioni in altezza che non sono sufficienti per essere ricoperte dalla larghezza di un foglio, dell'altezza di un foglio A4. Quindi in questo caso ho disegnato anche le varie carte che hanno necessità appunto con dei disegni che non possono essere ruotate, tipo, allora vediamo un po', questa per esempio dei girasoli, io non ho fatto la versione verticale perché tanto se voi ruotate anche, vedete, la carta la potete tranquillamente utilizzare in entrambi i sensi. Invece questa carta che abbiamo, vabbè, vediamo se la trovo facilmente, eccola qua. Questa carta invece, questa è la versione orizzontale, chiaramente non potete utilizzarla in questo senso, poi non è vero perché questa fascia volendo sì, però gli uccellini, praticamente se voi avete bisogno di un'altezza di carta maggiore di questa, vi precludete di poterla utilizzare. E quindi cosa ho fatto? Delle carte con appunto questi disegni particolari ho creato anche una versione verticale che è leggermente diversa, quindi vi dà la possibilità di fare anche una cosina leggermente diversa, però richiama sempre tutti i temi, quindi vedi gli uccellini, vedi le zucche, vedi questo formato, vedete ho ridotto la cornice con la scritta e l'ho triplicata per farla un pochino diversa. E ancora questa che ha questo disegno, questo soggetto con questo cestino con i fiori e la zucca, i fiori che così si possono utilizzare in questa versione verticale. Dopodiché ci sono il foglio di abbellimenti, quindi dove si possono ritagliare dei particolari per abbellire ulteriormente gli album o i junk. E poi ho fatto anche un foglio con delle etichettine, sempre che da utilizzare come abbellimento. Etichettine che hanno gli stessi sfondi, quindi si intonano benissimo con il colore delle carte. Vedete che se io vado ad a sovrapporle le tonalità rimangono le stesse, quindi rimane un lavoro più coerente. E in questo caso trovate sia delle etichettine vuote sul quale potete scrivere, sia delle etichettine con delle semplici scritte, che anche delle etichettine un po' più grosse con delle frasi, sia in inglese che in italiano, che ho voluto così fare per abbellire ulteriormente i lavori. Dopodiché, visto che appunto io ho già fatto delle cose, ho sperimentato, vi voglio far vedere
anche un altro modo perché quando parliamo di carte digitali, secondo me il vantaggio qual è? Che a parte il fatto di poter stampare le carte tutte le volte che si vuole e quindi di non rimanere mai senza carta, che è una cosa fondamentale, e quindi abbassare i costi appunto del comprare ogni volta degli album, però nello stesso tempo si possono anche fare degli esperimenti. Per esempio, questo foglio degli abbellimenti, vedete che io l'ho stampato, questo è stampato su un foglio da 200 grammi di carta bianca semplice. Questo invece l'ho stampato con l'aggetto di inchiostro su un foglio di carta, semplice foglio di carta per le fotocopie, però sporcata con il caffè, che viene utilizzata per esempio per fare i junk. E quindi cosa ho fatto? Ho stampato direttamente su questo foglio, quindi vedete che l'effetto è già vintage. Vedete che qua ci sono le macchie del caffè, che è una cosa molto bella. Quindi rimane comunque un effetto leggermente diverso. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ma subito vintage e subito diverso. Quindi per fare magari un lavoro quale potrebbe essere un junk. E a tale proposito vi faccio vedere, questo è un junk che io sto facendo. Vi voglio far vedere anche come ho fatto, per esempio, allora prendiamo uno dei libricini tipo questo. Allora, vi faccio vedere, per esempio, questo è uno dei libri che ci saranno dentro il mio junk. E cosa ho fatto? Ho utilizzato la carta sporcata con il caffè per, vedete, creare il mio quadernetto. Però nello stesso tempo ho stampato la copertina fronte e retro con questi due soggetti. Così praticamente stampata, rifilata, chiusa a metà, ho la mia copertina bella che è fatta, in questo caso qua, vedete? Così. E poi volevo farvi vedere perché all'interno ho inserito, vediamo se qua c'è, così vi faccio vedere. Aspettate, perché non so se l'ho messo dappertutto. Ah sì, eccolo qua. Questo foglio che vedete qui è quello dei girasoli, quindi questo. Lo faccio vedere questo qua, il foglio con i girasoli che io ho stampato sempre su carta sporcata con il caffè, con il tè. Quindi ho creato una pagina per il junk che è già fronte retro, perché da un lato avrò la mia carta che è uguale a tutte le altre, sporcata vintage col tè, e da questa parte una carta decorata. Guardate che bello l'effetto, un po' più tenue, così un po' più vintage. E quindi questi sono ancora due modi che volevo farvi vedere perché io lo sto già facendo, quindi sto facendo dei lavori e visto che ho stampato in questo modo vi volevo far vedere anche appunto come si può utilizzare come si possono utilizzare questi kit digitali, perché poi alla fine appunto il vantaggio è quello di poter fare veramente delle cosine un po' particolari. Allora, detto questo, vi faccio vedere invece i lavoretti che ho già fatto. Allora, partiamo da questa che è la cosa più semplice. Allora, questa è una semplice tag che ho fatto con della carta di un altro mio kit, però semplice, verde, che si abbinava bene, dove sono andata ad incollare solo dei particolari che ho ritagliato dal mio foglio. Nello specifico, in questo caso, ho ritagliato proprio dei particolari dalla carta sporcata con il caffè, che sono leggermente più vintage. Ciò non toglie che se non avete, per esempio, quella carta, basta stampare su carta bianca, poi col distress si colorano un po' per avere l'effetto vintage e viene subito comunque. Dopodiché, vedete come particolarità qua sulla busta ho passato un prodotto di finitura che dà spessore e trasparenza, che fa questo effetto così lucido e sembra che l'oggetto sia proprio 3D perché gli dà molto volume, che è una cosa molto carina. Poi cos'altro ho messo? Vabbè, semplice fiocchettino che ho sporcato dello stesso colore per renderlo simile, poi vi farò vedere come l'ho sporcato con i pennarelli. E poi ho creato questo, vedete, il medaglione che c'è qui. Semplicemente con l'acaldo, un timbro e poi l'ho sporcato con del colore. E questo è l'effetto finale, che è una cosa molto carina. Magari poi vi farò vedere come in un'altra occasione vi faccio vedere come farla. Quindi
ho creato una tasca e all'interno della tasca cosa ho fatto? Ho preso due etichette che trovate nel kit etichetta, che sono esattamente appunto queste due etichette qui, e le sono andata ad incollare in questo, diciamo, supportino che era bianco. Vedete, ma cosa ho fatto per renderlo vintage? Sporcato col distress e ancora col distress con un piccolo stencil è venuto fuori questo effetto carino così. E poi l'ho semplicemente decorato con un po' di spago e un pezzettino così di pizzo. E quindi questa è una tag che quindi immaginate su un album, su un junk, veloce e particolare. Poi un'altra cosa semplice, semplice che ho fatto è stato questo block notice, che ho decorato sempre con la carta semplicemente. Poi sono andata a ritagliare una etichettina, questa è un cuoricino, quindi stiamo parlando di una di queste etichette e un cuoricino, e poi con semplicemente uno dei miei spilli, vedete, un fiocchettino sempre sporcato con i pennarelli dei colori attinenti e un po' di spago, ho fatto questa decorazione. E all'interno invece ho voluto ancora fare un'ulteriore decorazione, semplicemente ritagliando dei particolari, incollandoli e poi definendo il tutto con semplicemente i pennarelli, diciamo, dell'Artesa, che io utilizzo spesso, e adesso vi faccio poi vedere come ho utilizzato questi pennarelli per sporcare i pizzi che ho utilizzato per chiudere, per fare i fiocchettini, perché sono dei pennarelli acquerellabili. Quindi questo è il secondo progetto, un block notice che da domani mattina sarà sulla mia scrivania in ufficio. Poi, allora, ho fatto ancora questa pagina qui, che è una pagina che potete tranquillamente andare poi ad attaccare su un junk o su un album. Qui come particolarità ho utilizzato la stessa pasta che ho utilizzato su questa busta per dare l'effetto 3D, e poi sopra gli ho messo semplicemente dei, oh mamma mia, non mi viene il termine, queste perline, diciamo, ecco, colorate così per dare un po' di luce ai due fiori. Questo è il fiocco che ho sempre sporcato con i pennarelli, le mie etichettine e un ritaglio della carta. Questa è una pagina di A4 sporcata con il tè, all'interno del quale sono andata ad inserire una bustina dove ho inserito ancora una tag. Vedete anche come ho decorato, come vi dicevo prima, col distress e lo stencil all'interno della busta, così rimane più coerente con il vintage della carta. Questo è un foglio che ho stampato fronte e retro, così non ho dovuto fare nient'altro che piegarlo ed era decorato sia da una parte che dall'altro. E qui al centro ho inserito una tasca che ho decorato semplicemente, vedete, con dei particolari che ho ritagliato dal mio kit. E qua ci sono due tag che ho inserito. E quindi questo è un altro lavoretto semplice che così mi piaceva per utilizzare questo kit autunnale. Ora ho lasciato per ultimo un lavoro, l'ho lasciato per ultimo però perché è quello di cui vi voglio far vedere oggi nel video come l'ho realizzato. Allora, questo sono partita da questa busta, quindi non ho inventato niente, l'ho rivestita con i fogli della carta dove ci sono i girasoli e poi sono andata a lavorare i girasoli al fine di ottenere questo effetto che mi piace molto. Dopodiché ho chiuso il tutto con il mio pizzettino sempre sporcato con i pennarelli. Quindi, visto che questo è il lavoro un pochino più, diciamo, particolare, nel video di oggi voglio farvi vedere come
come ho realizzato questi girasoli tridimensionali. Così vediamo come ho decorato la busina e nello stesso tempo vi do uno spunto su come poter utilizzare la carta. Vi ho fatto vedere tutto e quindi a questo punto non ci resta che vedere come realizzare il lavoretto di oggi. Per realizzare la mia bustina, come vi dicevo, sono partita da questa base, la bustina già fatta. Voi chiaramente potete utilizzarne una che avete o potete farvene una, è indifferente. E diciamo per non fare il video troppo lungo, tanto è una cosa molto semplice, ho già ritagliato partendo come base da questo foglio la carta che ho incollato sia sul frontale che sulla parte fronte retro della mia chiusura. A questo punto cosa vado a fare? Allora, nello stesso modo, allora io ho già ritagliato, sempre per guadagnare tempo, i tre girasoli dalla carta. Non sono nient'altro che questi, che troviamo sia qui sulla base e che voglio rendere tridimensionali. Quindi da un altro foglio che ho stampato sono andata a ritagliare i tre fiori in questo modo, dandogli più o meno un effetto che mi piaceva, ma ho seguito molto il disegno, quindi non è niente di complicato. Quindi cosa vado a fare? Allora, mettiamoci su questa superficie che così si capisce meglio. Allora, con questo attrezzo che serve per piegare le foglie dei fiori di carta, che praticamente funziona in questo modo: io vado ad infilare la carta, stringo e poi in questo modo qua, vedete, gli diamo una forma arrotondata. Ora, questo è un attrezzo comodissimo, però come dico sempre, non è detto che se non avete gli attrezzi che utilizzo io non potete fare le cose, perché non è così. In questo caso cosa fate? Prendete uno stuzzicadenti o addirittura vi voglio far vedere, vi posso far vedere un attimo che lo cerco. Allora, non l'avevo preparato, quindi niente, però mi è venuto in mente, non lo so. Per esempio, questo è un pennello, il fondo di un pennello, potete fare questo lavoro qui e lo fate lo stesso. Diciamo che con questo attrezzo il tutto viene fatto in maniera più veloce e più uniforme, perché comunque voi pizzicate la carta fino al fondo e riuscite a farlo velocemente. Quindi vedete che io ho creato questa forma così ondulata verso il basso al mio girasole. Si capisce meglio di qua che ci sono i petali che puntano verso l'alto. Ora cosa vado a fare? Prendo un supporto morbido, io utilizzo questo che è un pezzo di scarto che ho recuperato in ufficio, era dentro un imballo, quindi giusto per riciclare e non sprecare la roba. E adesso con il mio attrezzo cosa vado a fare? Vado invece a schiacciare la parte centrale del mio girasole. In questo modo, facendo così, vedete che praticamente mi ritrovo ad avere la parte bassa del girasole che fa da conca, e invece i petali che ho precedentemente piegato, vedete che hanno preso vita in questo modo, perché comunque sono sollevati e hanno le punte arrotondate verso il basso. Nello specifico vado a togliere qui la punta del gambo che non mi serve, e quindi ho creato, diciamo, la base del mio girasole dove andare ad inserire i particolari che vedete qui già fatti. Quindi cosa faccio? Prendo il mio prodotto, ho utilizzato la Ivi Body Finish di Stamperia, che è praticamente una finitura 3D trasparente, e quindi metterò questa come base. Dopodiché non escluso
Voi potete utilizzare anche un prodotto che avete, oppure stavo pensando che non escluso che anche con della colla che rimane poi perfettamente trasparente, potete ottenere lo stesso risultato. Questo è un prodotto molto buono perché dà questo effetto che vi ho fatto vedere prima, che vedete è proprio bello. Potete metterlo tranquillamente sui bordi, non deborda, ha una bella consistenza, quindi vi permette di fare dei lavori molto carini. Quindi vado a riempire la parte centrale, così, in questo modo. Questo è un prodotto che poi si livella da solo, quindi anche questa è un'ottima cosa per fare appunto delle. Vedete che si è livellato, guardate, vedete che adesso è liscio, prima aveva. Guardate che bello, quindi si livella da solo. E adesso non vado nient'altro che ad inserire le mie perline marroni così all'interno. Dopodiché, nel momento in cui la pasta si asciuga e diventa trasparente, rimangono inglobate le perline. Adesso ve lo faccio vedere così. Ok, la pasta poi diventa completamente trasparente e noi andiamo ad avere questo effetto finale. Ora io ho preparato anche gli altri due, che sono appunto questi, che andremo poi ad inserire sulla nostra, taschina. Però prima di fare questo, adesso li sposto un attimo, voglio farvi vedere un'altra cosa. Allora, questo lasciamolo qui. Allora, voglio andare a fare il fiocco per chiudere la mia tasca. Voglio andarla a chiudere con il pizzo in questo modo. Spostiamo un po' ancora. Ok. Voglio andare a chiudere con il pizzo in questo modo, però questo è un pizzo bianco. Io lo voglio colorare di un colore che mi piace di più, andrebbe anche bene bianco, però io li sto colorando tutti un po' perché mi piace l'effetto così un pochino più vintage. Quindi vi voglio far vedere come faccio questa operazione. Allora, questi sono dei pennarelli che io non so se vi ho mai fatto vedere come uso, perché io li uso tantissimo, perché si prestano a tantissime, tantissime cose. Comunque sono dei pennarelli acquerellabili. Quindi con l'acqua si possono sfumare i colori. La particolarità di questi pennarelli è che, allora, io adesso ho preso il 7 da 48 perché vi faccio vedere, ci sono veramente tutte le tonalità. Tra l'altro, nella prima parte c'è anche un pennello che si può riempire con l'acqua proprio per utilizzarli con l'effetto acquerello. Adesso qua vedete i colori, queste sono le tonalità dei colori. Ci sono i gialli e i rossi, i verdi e gli azzurri, i rosa e i blu, i marroni e i grigi. Quindi vedete che ci sono veramente tantissime varianti di colori e nei 48 colori avete una larghissima scelta. Diciamo che riuscite ad utilizzare veramente, a trovare tutti i colori che vi servono per quanto mi riguarda. Allora, in questo caso io, visto che è tutto molto giallo, molto, molto giallo e marroncino, per spezzare un po', pensavo di usare un verde per colorare il mio pizzo. Quindi proverei questi due verdi perché adesso non so bene la resa, anzi ne prendo tre perché devo capire un attimino come vengono poi con l'acqua. E quindi cosa vado a fare? Vado a fare semplicemente questa operazione qui, è semplicissima. Allora, vabbè, io prendo il supporto per i timbri, ma potete utilizzare qualsiasi supporto che vi venga in mente. Spray, acqua. Mi metto un guanto semplicemente perché comunque così non mi sporco le dita, poi non vado a sporcare la mia carta. Adesso direi di. Allora, volevo un attimino capire questo colore qua, qual è la resa, così poi so regolarmi su quale. Vedete, spruzzo dell'acqua e poi se io vado a mettere il mio
il mio pizzo qua, sì, questo verde mi piace, quindi utilizzerei questo e voglio provare ancora questo, che forse sì, è un verde oliva che non mi dispiace, per cui farei un mix. Allora, intanto questi pennarelli hanno la punta che sembra un pennello, quindi funzionano proprio come un pennello. Se voi volete disegnare o colorare con questi è come avere un pennello, quindi a seconda della pressione che fate, passate dal fine al... Vediamo, ve lo faccio vedere così facciamo prima. Semplicemente vi volevo far vedere l'effetto. Quando voi vedete, se voi utilizzate il pennello sottile, è come fosse un pennello, quindi se lo utilizzate leggero, ma se voi lo utilizzate invece, guardate, se voi aumentate la pressione, vedete, è proprio come fosse la punta di un pennello. Quindi vi dico, sono comodi per colorare, per fare tantissime cose e col fatto che sono acquerellabili veramente vi danno la possibilità di sbizzarrirvi come preferite. Quindi noi mettiamo un po' del nostro colore. Voglio mettere... Ho perso il tappo. Dove lo... Ah, qua, sì. Proprio ciecata completamente. E adesso vado a mettere anche un po' di questo, sempre insieme perché... Ok. Ora bagniamo bene, così, e vado a sporcare il mio pizzo. Così voi in questo modo riuscite a ottenere dei colori, i colori che volete. E il pizzo non viene appesantito dal colore, perché comunque questo non è un acrilico piuttosto che... È come se aveste usato praticamente, diciamo, un timbro, no? Come quando usate i distress che mettete, stessa cosa, il pizzo vi rimane colorato, ma assolutamente non spesso, rimane della consistenza di prima. Quindi, questo vedete che è il pizzo che è diventato verdino. Adesso non so se si vede bene con questa luce, però voglio fare un'altra cosa. Allora, rimetto via questi. Voglio prendere un giallo che potrebbe essere questo qui, un bel giallo vivo, e vado a fare ancora una cosa del genere. Io vado direttamente a colorare così sul mio pizzo, giusto per dare ogni tanto una punta così di colore. Capite che poi voi vedete il pizzo che è un po' melangiato, ma l'ho ottenuto semplicemente con una cosa del genere, niente di più. Ok, adesso vado anche a spruzzare un po' di acqua, così uniforma un po' il tutto. Ok, questo qui praticamente è il mio pizzo che ha delle tonalità verdi con delle punte di giallo. Così vedete che non è più, ve lo metto qua sopra, guardate che bello. Quindi immaginate quante cose potete fare con questi pennarelli acquerellabili. Poi magari in qualche altro video vi farò vedere qualche altro modo in cui li utilizzo, perché si possono fare veramente tante cose. Ora mi posso togliere un attimo il guanto, così perfette, le mie mani sono pulite e via. Quindi, prima di attaccare i miei fiori vado a finire la parte interna del taschino, dove voglio semplicemente andare ad incollare una delle mie etichettine, questa nello specifico che ho già ritagliato, quindi la mettiamo qui. Colla, va benissimo questa per la carta, tanto carta su carta va più che bene questa. Quindi chiudiamo in questo modo qui. E l'idea appunto era, adesso questo è ancora un po' umido, ma tanto si asciuga in un attimo perché comunque era solo spruzzato con un po' di acqua, io vado a chiudere la mia taschina così, in questo modo. Così. Ok. Guardate il colore, che carino.
Ok, ora tiriamo indietro qui lembi del mio fiocchettino, così andiamo ad attaccare i girasoli. Allora, i miei girasoli sono da attaccare così, perché questo è il girasole che ho ritagliato proprio come quello sotto. Poi c'è questo che è messo così e questo qui che lo mettiamo un po' qua incastrato sotto in questo modo qui. Ok? Quindi metto un po' di questa colla così fa prima ad attaccare. Mettiamola direttamente sulla base, mettiamo una, per esempio già questa colla potrebbe anche essere che questa diventa completamente trasparente una volta asciutta, quindi magari anche per fare il lavoro che vi dicevo potrebbe anche andare bene, bisognerebbe provare, io non ho provato ma potrebbe anche andare bene, quindi incolliamo anche queste. Così. Questa è una colla che l'avrete già vista, chi mi segue nei miei video, io uso tantissimo perché va bene per incollare anche la stoffa, qualsiasi cosa, anche gli oggetti un po' pesanti, va benissimo, incolla tutto ed è perfetta. La flash bond. Come dico sempre nei link del mio video trovate poi tutti i link ai prodotti che uso. A questo punto farei ancora un'ultimissima cosa, e cioè vado a ritagliare un paio di scrittine e le vado qui ad aggiungere sulla mia tasca. Passo col distress velocemente, così. Una e due. Ok, e ora le vado ad incollare in questo modo qui. Ok, usiamo pure la nostra colla per la carta che va benissimo. Ok, mettiamo dritta, possibilmente, sì. Anzi, questa qui la faccio un po' più piccolina, mi piace di più. Così non le facciamo uguali. Sì, magari se la taglio anche dritta, però è meglio. Ok, era più brutta. Così la vado ad attaccare qui. Ok, e ancora un ultimo così abbellimento. Vado ad attaccare qui giusto tre strassini che mi piacciono, che danno tanta luce, questi qua, ecco, li andrei a mettere qui. Ok, tipo così. Ora questo lo lascerei anche sul lungo, però in questo momento non posso abbassarlo perché altrimenti mi finisce sopra i miei girasoli, quindi non posso farvelo vedere basso. Però questa è la mia taschina finita. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Questa era un'idea per fare così dei girasoli e per utilizzare il mio kit di carte digitali soffio d'autunno che trovate nel mio negozio online. Tutti i riferimenti delle carte e dei prodotti li trovate nel link nella descrizione del video. E se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!